persone di Roma, non di Roma, Federica Piccola, Francesco Paminari, in rappresentanza di due conoscenti personali di aeroporti di Roma. Presidente, c'è la mostra. Presidente, un po' abusivo. Monico dell'operosità. Dai. Diverse fasi, quelle fino al 2021. Presidente, buongiorno. Una data di rivedere, Presidente. Presidente del Parco di Ossi Antica, del Stato da Vecchio, la dottoressa Cristina Pierolese, geologa. Siamo con un rapporto con l'aeroporto, quindi questa è la destra di Occhio, se pensato che la prima oggi sta a raramente si vede, forse mai si è visto il rapporto, c'è una cartolina del posto di destinazione, quindi già un po' ci si sente lì. Per il 13 scorso siamo stati dal Papa tutta la comunità del trasporto aereo e quindi ci faceva piacere. Prego. Grande piacere che a nome di Aeroporti di Roma do il benvenuto qui a Leonardo da Vinci di Fiumicino, a lei signor Presidente della Repubblica, al signor Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, a tutte le autorità che ci onorano con la loro presenza, ai vertici del nostro gruppo, a tutti voi graditissimi ospiti. Signor Presidente, nell'aprire questa mattinata davanti a lei sento una forte emozione e credo sia una emozione condivisa da tutti coloro che operano con passione in questo aeroporto. Le lavoratrici e i lavoratori che hanno costruito questa nuova ala del Leonardo da Vinci, così bella, mi permetto di dire. Signor Presidente della Repubblica, autorità, lavoratrici e lavoratori di questo aeroporto, maestranze, imprese che hanno collaborato a realizzare questa meraviglia, un mio saluto a nome del Governo, non solo affettuoso ma anche pieno di gratitudine.
Desidero rivolgere un saluto molto cordiale a tutti i presenti e a tutti coloro che lavorano in aeroporti di Roma. Sono davvero molto lieto di essere presente in questa occasione di apertura di questa nuova area di imbarco delle Leonardo da Vinci. Siamo tutti consapevoli, come è stato poc'anzi rammentato, che la pandemia ha provocato una drastica riduzione del traffico aereo e che la ripresa e la sua riespansione, particolarmente a livello internazionale, è naturalmente non velocissima. Anche per questo è importante questo sottolineare che questi due anni, pur con i risvolti tragici che li hanno caratterizzati sovente, non sono stati anni di paralisi, ma sono stati anni operosi, come dimostra tra l'altro il nostro Paese avere progettato e realizzato questa importante infrastruttura. Per questo momento è significativo, non questo la cerimonia che ne sottolinea l'importanza, ma l'avvio operativo di quest'area d'imbarco, perché dimostra che si è davvero proiettati verso il futuro. È un segno di ripresa ed anche un segno di fiducia nel futuro che è stato coltivato nei due anni passati. Gli aeroporti sono, come sanno bene coloro che se ne occupano, sono ben più ormai di semplici aerostazioni, perché rappresentano delle piattaforme di innovazione, piattaforme di sperimentazione, di applicazione dei risultati della ricerca. Sono anche luoghi in cui si accolgono e si presentano opere d'arte, come la straordinaria esposizione che poc'anzi ho potuto vedere delle opere provenienti da Ostia Antica. Cioè sono, come è stato poc'anzi sottolineato, sono luoghi in cui si offre una prospettiva, un orizzonte più ampio del semplice adempimento degli imbarchi e degli arrivi. Poc'anzi il Presidente della Regione e il Sindaco di Roma, che saluto insieme al Sindaco di Fiumicino, hanno esposto la rete di iniziative in cui questo passaggio infrastrutturale si colloca. E se ne sottolinea così quel che è emerso dalle parole del Ministro Giovannini, che si tratta di un elemento e di una spinta per il riassetto, per quell'ordito, quel tessuto di riassetto territoriale più moderno del nostro Paese. Ed è anche per quanto riguarda Roma uno strumento essenziale per le sfide che la città ha davanti, il Giubileo e l'auspicata Expo del 2030. Non aggiungo altro, desidero soltanto sottolineare la riconoscenza per quanto è stato così qui realizzato e che abbiamo poc'anzi sentito così ben esposto dall'amministratore delegato e dall'ingegnere. È una riconoscenza, desidero esprimere un apprezzamento, desidero esprimere agli aeroporti di Roma, agli enti territoriali che hanno collaborato, la Regione, al Comune di Roma, a quello di Fiumicino, a tutte le autorità istituzionali che hanno contribuito, a tutte le istituzioni che hanno contribuito e a coloro che hanno operato lavorando per questa realizzazione, a coloro che hanno lavorato nella progettazione, alle maestranze che hanno lavorato, come abbiamo poc'anzi ascoltato, nella realizzazione. È un apprezzamento cui si aggiunge l'augurio per coloro che lavoreranno in questa area di imbarco. Il numero spero sempre crescente, anche come indice dell'espansione dell'aeroporto Leonardo da Vinci, come strumento di collegamento di rapporti internazionali e quindi anche questo di pace. Auguri.